Domenica dolciamara per le abruzzesi, l'Aquila e l'Avezzano perdono terreno con la vetta, la squadra di Cappellacci spreca una grande occasione e frena in casa contro la Vigor Senigallia. Alla Perla di Costa Ferrera nel primo tempo risponde Tomba nella ripresa per l'1-1 finale. Ora il primo posto in classifica si allontana a 4 punti per i rossoblù. Piomba invece a meno 6 l'Avezzano, che al Savini nel derby col Notaresco impatta 1-0 trafitto dalla magia di Scipioni. Una sconfitta che fa ancora più rumore quella dei biancoverdi perché lascia strascichi importanti. Dopo il KO si dimette infatti il tecnico Perazzoli. A rischio anche la panchina di Jezzo a Chieti. Dopo il pareggio casalingo subito in rimonta contro il Sora, il tecnico e la squadra sono stati nuovamente contestati dai tifosi. Continuano la loro marcia in testa alla classifica, Campobasso e San Benedettese. I lupi molisani regolano 2-1 in Roma City, mentre a Riviera delle Palme i marchigiani passeggiano 3-0 sul Vasto Girardi. Sconfitta con polemica quella del Fossombrone per 3-1 in casa dello United Riccione. In zona play-out conquistano punti salvezza il Termoli, vittorioso 1-0 con il Fano, il Monte Rotondo che passa 2-0 nello scontro con l'Atletico Ascoli e il Tivoli, corsaro sul campo del Matese. Nella 23esima giornata affari puntati sul big match tra Vigor Senigallia e Campobasso, la Samb sarà invece di scena a Fossombrone, ne può approfittare l'Aquila impegnata sul campo dell'Atletico Ascoli. L'Avezzano ospiterà invece lo United Riccione, reduce da 3 vittorie consecutive, trasferte ostiche per il Notaresco in casa del Fano e per il Chieti sul campo del Tivoli, squadra in cerca di punti salvezza. A chiudere il quadro della giornata, lo scontro salvezza Vasto Girardi-Real Monterotondo, Sora Termoli e Roma City Matese.